A Santa Monica di Misano si affrontano Vince Misano e Ronco. La capolista fa visita alla squadra neopromossa cercando di riportare a debita distanza i rivali del Duca di Bello usciti vittoriosi nell'anticipo del sabato contro i Pietracuta. L'1-1 finale ha accontentato, si fa per dire, gli uomini di Montalto una settimana prima, mentre i padroni di casa hanno mal digerito la sconfitta con Russi con due rigori negati. La rabbia si vede fin dalle prime battute quando Pironi prova a mettere da subito le cose in chiaro. Purtroppo per lui la sfera si alza sopra la traversa. Dall'angolo Bernacci fa reparto da solo, tocca due volte il palo di testa prima che Jesse lo spari alle stelle. Sulla ripartenza Antonietti appoggia per Torsani, Tisselli mura la conclusione del numero 10 di casa, mentre Melandi tenta la solo personale, prende potenza e precisione con Cuomo che trattiene la sua conclusione in due tempi. Nella ripresa discesa di Antonietti, pallone al centro per Torsani che non riesce ad incidere, pallone che giunge a Pironi, conclusione ribattuta nuovamente dal muro difensivo del Ronco. La Visa a questo punto crede nell'impresa. Quando Savioli brucia un certo Jesse sulla fascia e mette al centro il pallone che Torsani sporca e Calderoni non trattiene, si aprono le porte del paradiso. Lo stesso numero 10, classe 2000, è incredulo nell'esultanza, ma il Misano passa. Il replay per lui è meritato. Battere Calderoni ex Serie A non è certamente cosa di tutti i giorni, soprattutto per un ragazzo come lui, e l'abbraccio anche dalla panchina è meritato, specie quando il Ronco si sveglia e come Landi spinge danatamente prima che Jesse metta al centro per la corrente Spadaro, sferra in buca ma l'arbitro annulla per un fallo di mano. Montalti, allenatore degli ospiti, non ci sta e si fa sentire venendo allontanato anzitempo dal terreno di gioco. I nervi saltano. A Pironi non sembra vero questo contropiede quando si fuma tutta l'erba di Santa Monica e di fronte a Calderoni, un po' per l'emozione, un po' per la saggezza, accomoda il compagno Savioli, al quale reca un pallone che chiede di essere spinto solamente in rete. 2-0 e festa doppia. Il replay a cura del maestro Eugenio Angeli evidenzia la pazienza di Pironi e la freddezza e l'arrivo di Savioli, che segue il compito nel migliore dei modi. Il Ronco, sotto di due gol, concede ampi spazi di ripartenza e Torsani, classe 2000, viene fermato così da Tisselli. Gomito alto, il ragazzo cade a terra perdendo i sensi e venendo subito rianimato dall'ottimo staff sanitario del Misano. Sono momenti concitanti del match, le proteste proseguono e quando si torna a giocare Bernacci accorcia le distanze di testa. Poi nel recuperare il pallone, terminato in rete, si crea un buco dentro la porta che verrà ripristinato dagli addetti ai lavori. Si perde tempo e vengono concesso a questo punto addirittura 12 minuti di recupero, un record. E uno dei tanti minuti di recupero, il Ronco perviene al pareggio. Jesse centra la traversa, l'azione prosegue, pallone gettato fuori dall'area di rigore dove Tisselli indovina l'angolo vincente, leggermente toccato il suo tiro, forse dal centrale difensivo di casa. Emozioni finite? Non ditelo neppure per scherzo. Cross di Ambrosini, sfera raccolta tra una serva di gambe da Spadaro, tiro a botta sicura con incredibile salvataggio sulla linea di porta ad opera di Imola, che vale quanto un gol. 2-2 il finale, secondo pareggio consecutivo per il Ronco, e questa è una notizia grande. Ronco che gioca ma si sveglia solo nel finale, eccessiva in alcune fasi la cattiveria agonistica. Il Misano gioca splendidamente, sfiora l'impresa e si complica la vita da solo innervosendosi nel momento più delicato del match.